Nessuno fuggirebbe mai dalla sua terra se potesse non farlo. Se i giovani africani avessero un futuro, non abbandonerebbero la propria patria. La lotta dei giovani africani per la sovranità e per l'indipendenza è una lotta per la difesa della propria identità. E questo fatto manda in cortocircuito la sinistra che tratta la questione africana con la retorica buonista che alimenta il sistema di sfruttamento. Con l'Africa si deve abbandonare l'approccio neocolonialista per un approccio alla cooperazione. Solo così si può ridimensionare il dominio cinese. Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel corso dell'iniziativa Caput Mundi l'Africa perduta trasmessa su Facebook. Possiamo giocare un ruolo fondamentale riscoprendo l'approccio di un grande italiano come Enrico Mattei. Ha poi aggiunto.